Salve a tutti i radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Derone in Musica qui a Radio Adige TV. E l'ospite di oggi è Alberto Lombardi. Ciao a tutti, piacere di essere con voi. Ciao Alberto, tutto bene? Come stai? Tutto bene, fa caldissimo. Già, lo sento anch'io particolarmente, non so da che parte di Italia o del mondo tu ci stai parlando. Sono vicino a Roma, ai Castelli Romani, quindi sono anche leggermente più alto rispetto alla città, ma comunque sono 40 gradi fuori. Ok, beh, io sono al nord e la situazione è uguale, quindi... Ci credo. Soffriamo assieme. Allora, ascolta Alberto, tu sei musicista, sei... diciamo la tua anima è quella del chitarrista, ecco, potremmo così dire, e chitarra rock blues. Hai scritto un singolo che è uscito a marzo, quindi ok, sì. Anche ha toccato un momento particolare, adesso ne parliamo, che è Start Again, e sì. Un pezzo che poi alla fine dell'intervista ascolteremo, che ho ascoltato e devo dire intanto complimenti perché è molto carico e direi che calza a pennello un po' col momento che stiamo attraversando, oserei dire. Mi ha ricordato un po' le sonorità di Sting, giuro, la prima cosa che ho pensato nell'ascolto è questo. Però me lo dicono in tanti, c'è una somiglianza nel timbro vocale, sfortunatamente solo in quello. No dai, non direi, poi ognuno ha la sua personalità, quindi certo. Non sono da fare questi paragoni, però... sto già parlando troppo. Parlaci te invece di questo singolo, come è nato, come lo stai portando in giro, visto che comunque lancia un messaggio, come accennavo, molto indicato secondo me per questo periodo. Verissimo, devo dire che non c'è nessuna intenzionalità, nel senso che il singolo è uscito a cavallo della pandemia e si chiama Start Again e il disco si intitola Home, quindi c'è una concomitanza. Una concomitanza quasi sembra voluta, ma non è assolutamente voluta. Il brano è nato perché era un periodo della mia vita qualche anno fa che sembrava che le cose stessero cambiando molto rapidamente. Avevo iniziato a fare un po' in giro per l'Europa questo nuovo mestiere per me, che era quello del chitarrista acustico, e quindi stavo un pochettino reinventando la mia professione di musicista. Io suono da tanti anni con artisti della musica italiana. Ho suonato con la Bertè, con Barbarossa, con Alan Sorrenti, Massimo Di Cataldo, insomma con nomi diciamo della tradizione pop italiana. Però in questi ultimi anni cominciava a prendere piede questo nuovo discorso della chitarra acustica, dove io rileggo brani tradizionali sia italiani che internazionali con la sola chitarra. Cioè un chitarrista è molto bello, divertente da morire per me. C'è un chitarrista che fa questa cosa molto conosciuta che si chiama Tommy Emmanuel. Se non lo conoscete, insomma, andatela a sentire perché è veramente un'esperienza interessante. E quindi avevo questa sensazione di rinascita, pur essendo io, insomma, sopra i 40. Beh, si rinasce sempre. Esatto. È importante, il brano parla proprio di quello, di questo desiderio di andare oltre il proprio status quo, la propria comfort zone, e cercare di spingersi oltre. Tanto che, cito Dante in un paio di frasi, mi sono permesso questo lusso, visto che il brano è in inglese, non avevo paura di essere tacciato, insomma, sai, se lo fai in un brano italiano è delicatissimo, ma in un brano in inglese. Allora, è una figata, tra l'altro, questa cosa qua, l'avevo letta, anche il video dà un po' l'idea di questo paesaggio dantesco, devo dire. Bella questa cosa che mi dici, non l'avevo mai pensato ad un, sì, a un link. È l'impressione che ho avuto. Beh, mi fa piacere. E una frase famosissima è quella perseguir virtute e conoscenza, che però in inglese suona molto bene ed è to pursue virtue and knowledge, che nessuno ti può istantaneamente tacciare di aver copiato Dante, per fortuna. È vero. Perdonami, mi dilungo brevissimamente. Il viaggio dantesco di Ulisse, che si spinge oltre le colonne d'Ercole e alla fine viene anche punito, insomma, dalla divinità, viene fatto naufragare in mare e messo all'inferno tra i peggiori dei criminali, proprio per aver ceduto nella ricerca della conoscenza. Mentre è esattamente quello di cui abbiamo bisogno, secondo me anche Dante un po' questo voleva dire. Sì, infatti è curioso che in realtà Dante nell'inferno metta i personaggi umanamente parlando più completi, cioè, o meglio, quelli più vicini in realtà
adesso non voglio dilungarmi in questo argomento, però è curioso, ecco. Ma poi è curioso anche la connotazione che dai tu, che è appunto quello di rinascita, di ricerca di positività, il video lo dimostra chiaramente, e quindi anche accettare questa nostra parte, questa volontà che è umana, tanto umana, di spingersi oltre i limiti, che direi che è bellissimo, ecco, come messaggio. Sì, è vero, esattamente. Io credo che fosse anche il messaggio di Dante, cioè Dante si ribellava alla tradizione cattolica molto spesso, infatti mette anche molti papi all'inferno. Quindi Dio punisce Ulisse, ma in realtà Dante lo assolve e anzi lo glorifica. È vero, hai ragione. E ci dicevi che questo singolo farà parte di un album, dietro il quale sta un progetto un po' particolare, però, che quindi vorrei ce ne parlassi, Home, l'album, giusto? Sì, volentieri. In realtà il disco è già stampato e io sto portando avanti un crowdfunding, quindi c'è una situazione un po' particolare perché il disco è stampato, anzi ce l'ho, eccolo qui, Ah, e bellissimo. c'è anche il vinile che è dietro di me sul divano. Bellissimo, stupendo. Però il crowdfunding che in genere si fa per realizzare il disco, io l'ho fatto invece per promuoverlo, per finanziare e supportare la promozione, che è una cosa molto costosa, ed essendo il mio disco in inglese la sto facendo un po' in tutto il mondo. Quindi, tra l'altro, sto avendo anche ottimi risultati perché le persone si appassionano, pensano di contribuire ad un bel progetto e quindi magari oltre al piacere di avere il disco, hanno anche questa sensazione di far parte di un progetto comune, non solo mio. È Molto molto bella bello. questa cosa. E per, diciamo, contribuire a questo crowdfunding, come dove possiamo, insomma, andare? Guarda, il link è sostieni.link/2363023630 ed è Produzioni dal basso, si chiama il. Non perché io sia piccolino, che sono anche piccolino, però è il nome della piattaforma. D'accordo. E tra l'altro questo non ho compreso se solo il singolo o l'album, ma la collaborazione di questo nome molto importante, che è quello di Bob Clearmountain, giusto? Sì, ci sono tre brani missati da Clear Mountain sul disco. Bob Clear Mountain è il fonico che ha missato quasi tutta la discografia di Springsteen, dei Rolling Stones, Bryan Adams, Peter Gabriel, David Bowie. Insomma, diciamo, è il fonico dei fonici. Tutti i fonici Caspita. importanti lo vedono come un punto di riferimento. E ha accettato di lavorare con me per ragioni a me ancora sconosciute. E qualche tempo fa nel suo studio in California abbiamo missato questi tre brani. E il resto dell'album invece l'ho finito di missare io, che faccio anche questo lavoro nella vita, produco dischi per gli emergenti. Bene, bellissimo, direi. Allora siamo curiosi di ascoltare il singolo. Dove possiamo seguirti per comunque rimanere aggiornati su tutti i tuoi prossimi progetti, su quello che porti avanti? I miei social sono tutti sotto Alberto Lombardi Music. Quindi YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, comunque Alberto Lombardi si trova quasi subito il mio, la mia pagina. Però per sicurezza Alberto Lombardi Music. Ok, perfetto. Ti ringrazio Alberto per questa chiacchierata, seppur breve, ma Grazie ti aspettiamo in studio se gradirai presto. a te. Me lo auguro E tanto. esatto, così ci potremo anche vedere. E ascoltiamo allora la tua Start Again e salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Adige. Ciao a Ciao! tutti, ciao!
again.